Allora, il lavoro che dobbiamo fare l'abbiamo già deciso. Dobbiamo implementare un'applicazione che soddisfi queste specifiche. Realizzare un programma JavaFX in grado di permettere all'utente di giocare all'emozionantissimo gioco Indovina il numero. In ogni partita il programma deve inventare un numero casuale tra 1 e n max, estremi compresi, dove questa sarà una costante che imposteremo nel programma, e l'utente deve tentare di indovinare il numero segreto. Ad ogni tentativo il programma potrà rispondere in 3 modi. Quindi ho più tentativi per indovinare il numero. Ad ogni tentativo il programma può dire il numero esatto, il numero troppo basso o il numero troppo alto. Nel caso in cui il numero sia esatto, la partita termina, perché ho vinto. L'utente ha un numero di tentativi limitato per poter indovinare il numero segreto da questa costante Tmax, tentativi massimi. In ogni momento il programma visualizza il numero di tentativi ancora disponibili. Quindi avrai 10 tentativi, poi 9, poi 8, poi 7, e nel frattempo devi fare questi tentativi. La partita quindi può terminare perché il numero è stato indovinato oppure perché sono stati esauriti tutti i tentativi disponibili. In questo caso, solamente in questo caso, il programma mostrerà il numero segreto. Cioè, hai perso, il numero da indovinare era 47. Al termine di una partita se ne può iniziare una nuova con un nuovo numero casuale. No, quindi la dinamica di gioco molto semplice. Quindi ho un concetto di partita e un concetto di tentativo, no? Se vedo come svolgimento del programma. Quindi il programma gestisce più partite, ogni partita inizia con la generazione di un numero casuale e termina con una condizione di terminazione, e quando la partita è terminata può ricominciare, ne può ricominciare una nuova da zero. E poi all'interno di una partita ho tanti tentativi. Quindi io dovrò creare un'interfaccia utente, cominciamo a pensare all'interfaccia, che sia in grado di gestire queste operazioni. Quindi l'utente cosa può fare? Quando il programma parte l'utente potrà fare una cosa sola, inizia una nuova partita. Quindi dovrà avere un'azione, che potrà essere magari un bottone, per iniziare una nuova partita. Poi, una volta che la partita è iniziata, ho una serie di tentativi. Quindi avrò bisogno di fornire all'utente un modo per immettere un tentativo, quindi per inserire un numero. Avrò bisogno di un modo per visualizzare i tentativi rimanenti, perché è richiesto di farlo. Avrò bisogno di un modo per dire all'utente se il tentativo che ha inserito era troppo basso, troppo alto, oppure esatto, che potrebbe essere un messaggio stampato. E questo durante la partita. Quando si arriva alla fine dei tentativi, oppure l'utente indovina, si ritorna allo stato precedente in cui l'unica cosa possibile da fare è iniziare una partita nuova. Quindi in qualche modo abbiamo queste due dinamiche da gestire. Quindi quante azioni può fare l'utente? Due. O iniziare una partita o inserire un tentativo. Le può fare in momenti diversi, nel senso che quando può fare l'una non ha senso fare l'altra. Non ha senso inserire un tentativo prima che la partita sia iniziata, e non ha senso iniziare una partita se ce n'è già un'altra in corso. Ok, questo ci fa un po' ragionare su, o cominciare a pensare su quello che possono essere gli elementi dell'interfaccia. Allora, per costruire l'interfaccia prepariamo prima un progetto, che progetto JavaFX che chiamiamo Indovina Numero. Indovina Numero. It polito TDP numero in FXML numero numero controller. E ci creiamo lo scheletro di programma vuoto. Quindi indovina numero il nostro progetto che abbiamo qua, con il nostro main, il nostro controller vuoto, il main
Quando prima cosa butto via questi 400 perché sono antiestetici. E poi lavorerò però per primo sul fxml. E quindi prendo questo numero e lo apro con SimBuilder. Ovviamente mi porta alla videata grigia di prima, no? Allora, il titolo, label, che chiamiamo, indovina il numero, un bel punto esclamativo, e comincio a pensare ai controlli di questa scena. Quindi avrò un bottone, io mi immagino un bottone inizia partita, poi una casella di testo col bottone per inserire il tentativo e un'area di testo in cui si vedono i messaggi, e poi mi serve ancora qualcosa per visualizzare il numero di tentativi rimasti per non scriverlo nell'area di testo che diventa noioso. Quindi magari un'altra casellina di testo dedicata ai numeri rimasti. Allora, li possiamo organizzare ad esempio, in verticale. Dove ci metto magari una prima linea, la prima sezione, diciamo così, un H-box in cui metto i controlli per iniziare, per gestire la partita, iniziare e finire la partita. Una seconda linea per gestire i tentativi all'interno della partita. Li teniamo anche visivamente separati perché sono in momenti diversi. E poi ci sarà un'area di messaggi, che potrebbe essere questa text area, come abbiamo usato prima, da mettere qua sotto. Quindi per quanto riguarda la parte superiore, iniziare una partita, giusto per capirci, proviamo a mettere una label che possiamo chiamare partita, e possiamo affiancare ad un bottone che chiamiamo inizia nuova. Poi mettiamo a posto la spaziatura, l'impaginazione, l'allineamento, tutto si può spostare. Però per cominciare ad avere un'idea di che cosa vogliamo vedere. Poi nella riga sotto, nell'H-box sottostante, ci metterei lo spazio per inserire un tentativo. Quindi ci posso mettere una label, anche qua, che si chiama tentativo, una casella di testo, un text field, col valore da inserire, un bottone per provare il valore, adesso qua non si vede più molto, quindi devo sbloccare il layout, quindi datemi, torniamo in layout e diciamo di usare le dimensioni automatiche, anziché quelle predefinite, su tutti gli elementi di layout praticamente, lo facciamo, e anche sull'area di testo. Quindi verrebbe fuori una cosa di questo genere. Non è molto ben allineato, ma per il momento ce ne facciamo una ragione.
Tra l'altro, pensiamo anche all'esercizio di prima, se adesso che la logica di quel programma è a posto, volessimo modificare l'interfaccia, sistemare le spazzature, i colori, i caratteri, lo possiamo fare lavorando esclusivamente sull'FXML senza più toccare il codice Java. Quindi possiamo farlo in qualunque momento. L'importante è che non cambiamo quali sono gli elementi sulla scena. Se quei controlli li spostiamo, basta che non cambiamo il nome o non cambiamo gli event handler e il codice del controller è totalmente indipendente dall'aspetto visuale, no, della scena. E mi manca ancora un posto in cui mettere il numero di tentativi rimasti. Potremmo metterlo magari qua, no, perché comunque fa parte della partita. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo mettere anche lì un text field col numero di tentativi rimasti. Scusa, non rimasti, una label. Adesso questa cosa qua andrebbe allineata a destra anziché a sinistra, quindi bisogna giocare un pochino sui contenitori layout. Un HBox non è detto che sia la soluzione migliore per fare questa operazione. In realtà dovrei fare, ma magari lo facciamo dopo se abbiamo tempo, usare un altro tipo di contenitore che si chiama Anchor Pane, un pannello ovviamente che lavora con un concetto di ancora, cioè un determinato elemento viene ancorato a destra, un altro viene ancorato in alto, un altro viene ancorato a sinistra, in basso. Quindi di fatto vorrei trasformare questa riga in un anchor pane che contiene due HBox. La prima HBox è ancorata a sinistra, l'altra è ancorata a destra e contiene questi due elementi e mi permette di separarli. No, questo è il modo logico di ragionare. Il modo becero è di dire, ma davanti ai rimasti ci mettiamo un margine sinistro di 50 pixel e me lo sposto un po' in là. Però adesso l'ho fatto, va bene, ma me ne vergogno già. Perché ovviamente 50 è sempre o troppo poco o troppo tanto a seconda dei casi, quindi un valore fisso non va quasi mai bene, ma accontentiamoci per il momento. Ho agito sul margine di questa label. Dov'è finito? Qua. Ok, ma lasciamo perdere per il momento il lato estetico, quindi non ho anche messo a posto le spaziature eccetera, lo potremo fare con calma dopo. In che cosa consiste la partita? Beh, prima di tutto l'utente deve cliccare su nuova, quindi ho bisogno di gestire il click sul bottone nuova. L'utente deve poter inserire un tentativo, quindi questa area di testo ovviamente è sotto controllo dell'utente, mentre quest'altra area di testo non deve essere modificabile dall'utente. No, qui sopra ci dovrà essere scritto qualcosa tipo, non so, ci mancano 8 tentativi. Questo 8 qua. L'utente non lo deve modificare. Questo bottone ovviamente deve essere sotto controllo dell'utente, l'area di testo la mettiamo non modificabile e sarà l'area in cui il programma scrive vari messaggi. Verrà ripulita all'inizio di una partita nuova e invece si accumulano le informazioni via via che la partita prosegue. Una cosa che potrebbe essere utile, cominciamo a impararla, che è il lavoro che dovrà fare il controller, è far sì che questo bottone prova io non lo posso premere se la partita non è iniziata. Cioè, cos'è che mi vincola a premere nuova prima di premere prova? Non ha senso provare un tentativo se non ho iniziato una nuova partita. Allora, io quello che potrei fare è proprio questo bottone prova. Dove è andato? Disabilitarlo, ecco qua, disable.
un bottone disabilitato è messo in grigio e non è usabile dall'utente. Ma addirittura posso fare di più, io potrei disabilitare l'intera riga, questa H-box, che da qualche parte anche lei avrà il disable, e mi mette in grigio l'intera parte, quindi sia il bottone che anche la casella di testo, quindi non posso neanche scriverci dentro per gioco quando la partita non è iniziata. Quando inizia la partita, quindi l'utente cosa può fare? L'unica cosa che può fare è cliccare su nuova. Quando clicca su nuova io potrei giocare su questo e quindi abilitare la parte di tentativo e disabilitare la parte iniziale dove c'è nuova partita. Quindi non posso cliccare di nuovo su nuova partita se la partita è già iniziata. Quindi ciò che farà il controller dovrà da un lato gestire la partita, il numero inventato, indovinato, troppo alto, troppo basso, eccetera, ma contemporaneamente gestire anche lo stato dell'interfaccia utente. Ad esempio, in modo molto grezzo, questo qua abilita e disabilita delle parti. Potrebbe anche essere mostra o nascondi delle parti. Qui ho fatto disabilita, però avrei potuto anche renderlo non visibile. Puff, scompare. Adesso purtroppo scompare, ma rimane nello spazio, quindi è abbastanza brutto da vedere. Dovrei farlo scomparire, far sì che in realtà la sua altezza diventi pari a zero. Cosa che si può anche fare, ma si complica, cioè tutto si può fare, si complica un pochino. Quindi noi possiamo immaginare, allora, perché io preferisco disabilitare magari l'intera H-box che non il singolo bottone, la singola casella di testo, eccetera. Uno, perché lavoro di meno, perché lavoro su un contenitore e non sul singolo contenuto. E due, perché se dovessi aggiungere altri controlli dopo, dovrei ricordarmi di modificarlo, invece se agisco a monte. Questo vuol dire che a volte si aggiungono anche dei livelli di layout, dei livelli di contenitore che non servono di per sé magari a contenere, ma servono più che altro a poter gestire l'interfaccia più comodamente. Ok, basta ciance, dobbiamo iniziare col codice. Allora, diamo i nomi ai vari elementi. Allora, i bottoni, come dicevo, non mi interessa dare un ID, perché l'unica cosa che fanno loro è generare l'azione. Se dovessi abilitarlo o disabilitarlo, invece mi servirebbe anche a definire un ID per il bottone, in modo da poter fare setDisable true o set disable false, cioè cambiargli la proprietà disable. In questo caso invece dovremmo dare un ID alle varie H-box, perché vogliamo invece agire sulla proprietà disable dell'una o dell'altra. Quindi l'idea è sempre dare agli ID, agli elementi, di cui nel programma, nel controller, avrò bisogno di accedere alle proprietà, per conoscerle, leggerle o per modificarle. Allora, andiamo in ordine. Quindi la prima H-box, possiamo dare un ID che è, diciamo così, controllo partita. Magari per ricordarci cos'è, io ho l'abitudine di metterci davanti un piccolo, ad esempio qui l'ho chiamata box controllo partita, per ricordarmi che è l'H-box, perché altrimenti quando abbiamo tante variabili non ci ricordiamo più se sono l'elemento grafico oppure la variabile magari booleana interna. Quindi questo primo H-box l'ho chiamata box controllo partita e la seconda la chiamo box controllo tentativi. E va, così posso abilitare e disabilitare. Poi i singoli controlli di cui ho bisogno è questo qua con i numeri tentativi rimasti, quindi lo chiamo txt rimasti, txt così mi ricordo che è una casella di testo, ma poi chiamatelo come volete, solamente questo qua è il tentativo, quindi lo chiamo txt tentativo. E poi avrò la casella di testo grande, che la chiamo txt messaggi, e poi dovrò, quindi riassumendo,
se vado in controller mi dice che gli ID, cioè gli elementi, le variabili che ho sono le due box per il controllo della partita e per il controllo dei tentativi, il numero di tentativi rimasti, il tentativo inserito dall'utente e l'area dei messaggi. Poi devo aggiungere un event handler sul bottone nuova, quindi handle nuova partita, sull'action del bottone nuova, e poi un altro event handler sull'action del bottone prova, handle prova tentativo. Quindi abbiamo 4 variabili e 2, anzi 5 variabili e 2 event handler in questo controller. Handle prova tentativo, che è l'handle di questo. Allora, qua la prima bozza dell'interfaccia. L'area di testo, se vogliamo, possiamo disabilitare, rendere non editable, non è andata. Vabbè, ma queste sono cose che possiamo fare in qualunque momento. Passiamo al controller quando siamo convinti che, diciamo così, i dati, le variabili che ci servono ci siano tutte. Allora, a questo punto possiamo prenderci, farci generare lo scheletro del controller e copiarlo per poi incollarlo dentro qua, dentro Eclipse. Quindi qua tra l'altro si leggono anche meglio le cose. Abbiamo una box controllo partita, quella per il controllo tentativi, la casella di testo con il numero di tentativi rimasti. Possiamo anche, nessuno ci vieta di mettere un commento, tentativo inserito dall'utente. Questa invece è txt rimasti, è numero di tentativi rimasti. Ancora da provare. E poi abbiamo i nostri due event handler, nuova partita e prova tentativo, corrispondenti ai due bottoni. Allora, a questo punto un event handler da solo non può più, questa è una classe con più metodi, giustamente, dovrà avere anche uno stato questa classe. Cioè, ad esempio, deve tenere traccia di quanti tentativi sono già stati fatti, deve tenere traccia di quanti, scusa, di qual è il numero segreto. Allora, mentre i tentativi che sono già stati fatti li visualizza anche, il numero segreto magari non lo visualizza, perché è proprio segreto. Quindi questa classe dovrà fare due lavori: da un lato gestire l'interfaccia utente, controllo degli errori, gestore degli eventi, eccetera, abilità e disabilità le parti, e dall'altro deve gestire lo stato del gioco, le variabili di gioco. Allora, come lo riassumo questo gioco? Mettiamo davanti qualche variabile. Innanzitutto ho le due costanti che mi danno il limite massimo sul numero di tentativi e massimo sul range dei numeri da indovinare, no? Adesso facciamo finta che le possiamo bloccare nel codice, uno si chiamava nmax e l'altro tmax. Torno su Eclipse. Quindi il numero massimo potrebbe essere 1000, cioè indoviniamo un numero tra 1 e 1000, e invece tmax, che è il numero massimo di tentativi. Se devo indovinare un numero tra 1 e 1000, quanti tentativi mi servono? Se io penso un numero segreto tra 1 e 1000, scommettiamolo, in quanti tentativi riuscite a indovinarlo? Dieci o 11? Giusto? Se indovinate bene, vorrà dire che il primo tentativo che farete sarà 500, e se io dico più grande, significa che
il numero da indovinare è più grande di 500, quindi tutti i numeri da 1 a 499, anzi 500 compreso, non servono più, e saranno tra 501 e 1000. A questo punto, tra 501 e 1000, prendete il punto di mezzo, 750, o 751, dipende come arrotondate, a seconda che io dico più alto o più basso, state buttando via 250 numeri. Quindi ogni volta, se indovinate, se fate un tentativo ben studiato, cioè esattamente al centro del range di numeri che potenzialmente sono ancora candidati a essere il numero segreto, ogni volta dimezzate il range possibile. E quindi se io prendo 1000, lo dimezzo 10 volte, arrivo 2 alla 10 fa 1024, quindi devo riuscire a indovinarlo in 10 tentativi. Non vi convince tanto. Ne avreste chiesti 30 ai tentativi. No, no, ve ne bastano 10. Facciamolo più piccolo, dai. Facciamo solo 100, e 100 si indovina in 7 tentativi. Ne metto 8 perché sono generoso, perché siete distratti. Perché 2 alla 7 fa già 128. Vedete che non ci serviranno 8 tentativi. Ok, poi sono numeri che possiamo modificare in qualunque momento. Non sono sotto controllo dell'utente, quindi non sono delle variabili che vediamo nell'interfaccia. Ok, dopodiché devo sapere, il programma ovviamente deve sapere qual è il numero segreto, che lo chiamo con tanta fantasia segreto, deve sapere quanti tentativi l'utente ha già fatto, 30 tentativi fatti. E dovrà sapere se la partita è già iniziata oppure no. Queste sono le tre informazioni chiave. Non mi sembra che ce ne siano molte altre. Allora, se in gioco è falso, vuol dire che la partita non è ancora iniziata, quindi di fatto il numero segreto non c'è, non lo sappiamo ancora. Quando inizia una partita, cosa devo fare? Generare un nuovo numero segreto, azzerare il numero di tentativi fatti, perché riparto da 0 tentativi, e mettere in gioco a true. E questo mi dice che sto giocando con 0 tentativi. Quando l'utente fa un tentativo, dovrò ovviamente confrontarlo col segreto e eventualmente incrementare il numero di tentativi fatti, e lo confronterò ogni volta con Tmax, se supera Tmax hai perso, poi confronterò il valore inserito con segreto, se sono uguali hai vinto. Se hai vinto o se hai perso, non sei più in gioco, la partita è finita. Quindi il modo per far sì che in gioco da falso diventi vero è iniziare una nuova partita. Il modo per far sì che in gioco da vero ritorni falso è vincere o perdere una partita. Questo è ciò che dovrà fare controllo. Allora, quindi la handler nuova partita cosa dovrà fare? Lui dovrà gestire l'inizio di una nuova partita e dovrà fare due lavori, è bifronte sempre questo metodo, da un lato deve gestire i dati, dall'altro deve gestire l'interfaccia. Quindi pensiamo alla cosa più importante, i dati. Quindi gestire l'inizio di una nuova partita significa generare un nuovo numero segreto, this.segreto uguale un nuovo numero tra 1 e n max. Come si genera un nuovo numero segreto in Java, se non sbaglio, se è un math.random, un metodo statico della classe math, si chiama random, ritorna un valore double positivo maggiore o uguale a 0 e minore stretto di 1. I numeri restituiti sono pseudo-random, quindi distribuiti più o meno uniformemente nell'intervallo 0,1 con 0 compreso e 1 escluso.
Quindi questo mi dà un numero reale tra 0 e 1. Io voglio un numero intero tra 1 e n max. Vabbè, forse quello è il problema. Se voglio un numero tra 1 e n max, moltiplico questo per n max, ne prendo la parte intera, e sommo 1. Random mi istituisce un numero da 0 e 1, 0 compreso, 1 escluso. Moltiplico per n max, 100. Mi istituisce, allora a questo punto avrò un numero tra 0 compreso e 100 escluso. Okay? Prendo la parte intera, quindi avrò un numero intero, con questo int. Questo qua è ancora un numero reale, un float, un double, tra 0 compreso e 100 escluso. Questo int davanti lo tronca all'intero, inferiore, e quindi avrò un numero intero da 0 compreso e 100 escluso, cioè 99 compreso. Gli sommo 1 e quindi ce l'avrò non tra 0 e 99 ma tra 1 e 100. Ok? Questo era facile. Ogni volta che passo di qua mi darà un numero segreto nuovo, diverso da quelli precedenti. Poi, a questo punto il numero di tentativi fatti lo metto a 0 perché sto iniziando una nuova partita e in gioco diventerà vero. Da adesso in avanti siamo in gioco, la partita è iniziata. Ah, questa è la parte di logica del gioco che il controller sta gestendo. Poi deve gestirmi anche la parte di grafica, l'interfaccia. Cosa deve fare? Quindi magari mettiamo un commentino del tipo logica del gioco e gestione dell'interfaccia. Qui sono fortunato perché non c'erano errori da controllare, perché l'utente semplicemente schiaccia un bottone e non ha immesso nessun dato nuovo. Gestire interfaccia vuol dire che quando inizio la partita devo disabilitare la prima linea, che era quella della gestione della partita, e abilitare la seconda linea. Quindi giocare sugli attributi disabled di quelle HBox. Quindi abbiamo detto che il box, la prima, quella in alta, controllo partita, devo... c'è un attributo disabled e quindi ci sarà un set disabled, true. E invece l'altra box, che è quella del controllo tentativi, devo set disable false. Occhio alla doppia negazione, eh? Set disable false, cioè non sei disabilitato, quindi sei abilitato. Il giorno che incontro il tizio che ha inventato un attributo che funziona al contrario, gli ha raccolto qualche cosa, però funziona così. Quindi set disable fa true vuol dire che l'ha disabilito. Se disable false vuol dire che l'abilito, non c'è un set enable, ok? Allora così ho messo in grigio la parte alta e reso interagibile, se esiste la parola, la parte bassa. L'altra cosa che potrei fare a inizio partita è ripulire l'area dei messaggi, perché comunque i messaggi vecchi non hanno più senso. Quindi abbiamo, l'ho chiamata txt messaggi clear. E poi magari, non dovrebbe servire, non so, rinfresco il numero di tentativi, devo mettere il numero di tentativi rimasto al valore giusto, lassù in alto a destra. Quindi avrò la casella di testo che contiene i tentativi rimasti. A cosa devo impostarlo? Ebbè, al numero di tentativi massimo. Poi dopo via via lo decrementeremo, ma per ora è il numero di tentativi massimo, quindi è uguale a dis.tmax. Adesso ovviamente lui piange perché dice, ma come? Io il set text sono una stringa e tu invece mi passi un intero, non so che cosa fare. Vabbè. Ci sono 27 modi. Per
per convertire un intero in una stringa, se non sbaglio questo è 1. Se no c'è string.format, se vogliamo definire il formato. Ho convertito un intero in una stringa, chiamando la classe integer. Oh, proviamo il programma. Non è mai troppo presto per provare il programma. Anzi, abbiamo già scritto 7 righe di codice di troppo. L'avrete dovuto provare prima, per vedere se non ci sono casini, eccetera. Ma è sempre meglio andare avanti in modo incrementale, non scrivere paginate, poi dopo le provi e non sai dov'è il problema. Quindi, allora, sim builder qua l'abbiamo salvato, direi di sì. L'fxml dobbiamo aprirlo, se no Eclipse non se ne accorge. E proviamo a attivare il main, che ovviamente mi ha fatto partire l'altro, un attimo, quello vecchio. Ok, adesso qua c'è il cuore, già ci accorgiamo di una cosa che non funziona, che non va bene, perché la seconda riga, quella col tentativo, dovrebbe essere disabilitata, solo che nessuno gli ha detto. E qui c'è un 8, ma perché l'8, da dove arriva l'8? Arriva da qua, l'avevo messo io qui prima, quindi in realtà non ci deve essere. Vabbè, questo lo sistemiamo, sono già due errorini. Cosa capita se clicco nuova? Clicco su nuova, effettivamente mi ha disabilitato questa riga, l'8 casualmente è proprio 8 uguale, quindi non si è visto che è cambiato qualcosa, e in realtà sono abilitato qua. Ovviamente non posso fare nulla ancora perché l'handler di prova non c'è. In teoria però adesso non me lo dice, ma lui un numero segreto l'ha pensato. Ok, sistemiamo quei due errorini nell'fxml che sono essenzialmente, questo togliamo, che sono essenzialmente togliere quest'8 qua che non c'entra niente e far sì che questa box parta disabilitata. Quindi questa hbox all'avvio, quindi al caricamento, la facciamo caricare disabilitata. Poi ci penserà l'avvio partita ad abilitarla. Ok, salvo. Rifaccio leggere l'fxml. Ops, pardon. Partita nuova, tentativi rimasti, adesso è vuota questa cosa, va bene. Clicco su nuova, mi ha messo l'8. L'estetica di questa parte qua non mi soddisfa, ma per ora mi concentro sul gioco, poi sistemiamo l'estetica. E quindi posso giocare. Ok. E adesso i tentativi. Quindi, adesso questo è chiaramente un pochino più complicato, l'azione che deve fare questo metodo. Perché cosa dovrà fare? Deve leggere il numero inserito. Leggi il valore del tentativo. Tentativo vivo. Controlla se è corretto, se è valido. Poi, se è valido, controlla se hai indovinato. Poi invece verifica se non ha indovinato, verifica se ha esaurito i tentativi. C'era l'ultimo tentativo, non sto neanche a dirti era alto o era basso, hai perso. Se invece non hai esaurito i tentativi, informa se era troppo alto o basso. Quindi se ha indovinato, la partita finisce. Se ha esaurito i tentativi, anche la partita finisce. Altrimenti la partita non finisce.
In ciascuno di questi casi chiaramente dovrò aggiornare l'interfaccia anche, cioè, soprattutto se la partita non è finita. Aggiornare l'interfaccia significa stampare il messaggio e aggiornare il numero di tentativi. Quindi in questo caso significa che devo stampare il messaggio e in ogni caso devo aggiornare l'interfaccia con il numero di tentativi. Ok, rimasti. Vabbè, ognuno è facile, no? Uno dopo l'altro lo facciamo. Leggi il valore del tentativo. Dov'è il valore tentativo? È la proprietà testo del nodo TextField, che si chiamava txt tentativo.getText. Questo me lo dà sotto forma di stringa. Io ovviamente voglio sapere qual è il valore numerico corrispondente. Ok? Allora, lo leggo come stringa. TS, tentativo come stringa, ma poi devo convertirlo in intero. Come si fa a convertirlo in intero? Ad esempio, int tentativo uguale integer.parseInt della stringa TS. Metto parseInt, parsifica una stringa, quindi leggo una stringa e cerco di estrarre un valore intero dalla stringa stessa. Può riuscirci oppure no, a seconda di che cosa ha scritto l'utente. Se l'utente non ha scritto nulla oppure ha scritto qualche cosa che non può essere convertito in un numero, il metodo parseInt molto gentilmente spara un'eccezione, number format exception. Allora, visto che questo metodo può generare un'eccezione, io dovrò gestire questa eccezione. Perché non è accettabile che l'eccezione venga mostrata all'utente nello schermo o nella console. Le eccezioni devono essere tutte sempre gestite. Non si può dire vabbè. In particolare, se parseInt mi dà un'eccezione, significa proprio che l'utente ha inserito qualcosa che non è un numero valido. E allora non lo accetto, ma non lo conto neanche come tentativo. No, magari è scappato il dito sulla tastiera. E quindi devo eseguire questa operazione sotto try catch. Per cui, se l'operazione parseInt va a buon fine, allora ho effettivamente il numero intero che corrisponde al tentativo inserito dall'utente. Se invece la parseInt non va a buon fine, l'operazione parseInt, il metodo, genera un'eccezione, number format exception, che io catturo qua e quindi eseguirò questo codice di gestione dell'eccezione. Ok? E cosa faccio se c'è qualcosa che non va? Lo dico all'utente e abbandoniamo cosa. Quindi posso dire, nel caso in cui qua dentro, quindi la stringa inserita non è un numero valido, cosa farò? Lo dirò all'utente. Txt message, messaggi, append text, numero inserito. Valore inserito, il valore non è un numero valido. A capo. E basta.
tutto il resto qua sotto non lo devo fare. Allora, come faccio ad abbandonare tutto questo? Beh, è abbastanza facile, faccio un return ed esco. Cioè, gestire l'eccezione in questo caso significa stampare un messaggio e abbandonare, non vuol dire uscire dal programma ovviamente, abbandonare l'event handler dando la possibilità all'utente di modificare e ritrovarci con un altro numero. Ma non farò nulla di tutto ciò che segue. Se invece è giusto, io qua avrei la variabile tentativo. In realtà non ce l'ho, perché questo tentativo, per come l'ho scritto, vive all'interno di questa parentesi graffe. Ma io la voglio usare qua sotto. Quindi in realtà la dovrei dichiarare prima. E poi impostare qua. Perché altrimenti qua sotto, dove c'è il cursore adesso, la variabile tentativo non esisterebbe più, perché è stata uccisa dalla graffa chiusa. Lo scopo, l'ambito di esistenza di quella variabile era limitato alle parentesi graffe. Quindi la dichiaro prima, qui la dichiarerò non inizializzata, per pazienza, ma la inizializzo subito dopo se va bene. Se non va bene, tanto da qua esco. Se arrivo qua, vuol dire che la variabile tentativo ha assunto un valore intero, effettivamente vero, dato dall'utente. A questo punto posso controllare, vabbè, controllo se è valido è già questo. L'ho fatto insieme. La conversione e il controllo. Era qua. L'ho letto, ho controllato se è valido. A questo punto vediamo se ha indovinato. Se ha indovinato, quando? Se e solo se il tentativo è uguale al segreto. Allora, in questo caso la partita è finita. Gli farò i complimenti perché se li merita. Complimenti, ha indovinato in tentativi. A capo. Ha indovinato in 1, 2, 3, 4 tentativi. Ah, attenzione che se uso la variabile tentativo devo anche incrementarla a un certo punto, quindi la incremento qua. Tentativi, oh mamma mia. Tentativi fatti più. Questi sono tentativi fatti. Ricordiamoci che i tentativi fatti parte da zero. Io lo incremento se alla fine il numero che ho inserito è valido. Allora a questo punto conta come tentativo. Se per ipotesi lo indovinassi dal primo tentativo, arriva qua che i tentativi fatti è zero. Lo incremento diventa 1 e stamperò il messaggio ha indovinato in un tentativo. Giusto? Quindi devo incrementarlo prima di stamparlo quel valore. E se è così, boh, hai vinto, fine. Fine della partita, è finito. E quindi dovrò chiudere la partita anche dal punto di vista grafico, visivo. Quindi avrò che il box del controllo partita lo riabilito, quindi set disable. Falso. Il box dei tentativi invece lo disabilito. E così ti permetto di iniziare una partita nuova. Gioco uguale falso. Non sono più in partita. E ho finito. Return. Se invece verifico ha indovinato, sì. Non ha indovinato, ma era questo l'ultimo tentativo che aveva a disposizione?
se non ha indovinato ed era l'ultimo tentativo, ha perso. Quindi in questo caso verifico se tentativi fatti è uguale a tmax. Quindi avevi 8 tentativi a disposizione, hai appena fatto l'ottavo, se non hai indovinato hai perso. Allora anche qui abbiamo perso. Quindi dirò al caro signore che hai perso. Hai perso. Il numero segreto era, adesso te lo dico però, era 2 punti, spazio, più il numero segreto, più capo. E poi chiudo la partita, quindi farò in realtà esattamente queste cose che avevo fatto prima. A me, quando faccio copia e incolla del codice, scatta sempre un campanello d'allarme. Copia e incolla è un'operazione pericolosa, non tanto perché si fa male qualcuno, ma perché ho 2 parti di programma che devono fare la stessa cosa. Adesso ho appena fatto copia e incolla e quindi fanno certamente la stessa cosa. Ma se poi il programma dovesse evolvere, aggiungessi delle parti, eccetera, se modifico questo dovrò poi ricordarmi di andare a modificare anche quest'altro. Dovrò ricordarmi di... non esiste, nel senso che se dici, ah, sì, funziona, se poi in futuro mi ricorderò sempre di fare, avete già perso la partita, non quella del numero indovinare, ma quella della programmazione. Qui c'è una certa serie di azioni che mi fanno venire in mente, ma forse c'è un modo migliore di farlo. Okay. Adesso va bene così, prima scriviamo il codice, poi ci ragioniamo e cerchiamo di, in gergo si chiama rifattorizzarlo, cioè magari riorganizzare il codice in modo da renderlo più pulito, più ordinato, eccetera. Non sempre si riesce a fare al primo tentativo, perché magari devi buttare giù, capire se funziona, e poi ci ragioni, vedi di migliorarlo. Non devi dire adesso funziona quindi basta, no, funziona, però magari domani, dopodomani, tra un mese, tra un anno ci dovrò mettere le mani su, e quindi lo voglio in uno stato decente e comprensibile. Quindi, mentre uno scrive, accetta anche delle cose un po' brutte da vedere, ma perché comunque vuole arrivare a un risultato. Poi dopo, con calma, e noi ce la faremo tante volte questa domanda, c'è un modo migliore di farlo? A volte ci complicheremo un po' la vita, faremo dei programmi più complessi di quanto non servirebbe minimamente, ma per semplificare la vita a noi stessi di domani. O a chi lavora con noi. Quindi per ora accettiamolo. Il copia e incolla è un po', come si dice in gergo, un code smell, cioè puzza un po' questo codice. Ok, quindi ho incrementato il numero di tentativi, se era uguale al numero tentativo massimo che lui poteva fare, ha perso. Altrimenti siamo in un caso intermedio in cui lui non ha vinto ma non ha ancora finito i tentativi, e quindi gli dirò che il tentativo che ha fatto era troppo alto versus il tentativo che ha fatto era troppo basso, e aggiornerò il numero di tentativi rimasti. Quindi, se il tentativo fatto è minore del segreto, gli dirò txt messaggi.appendText tentativo troppo basso. Altrimenti gli dirò tentativo troppo alto. Non gli stampo il valore del tentativo, perché sennò sarebbe troppo facile, perché se li vede lì deve ricordarsi lui che tentativi ha già fatto, no? Se no gli facilito troppo il gioco. E poi alla fine devo aggiornare l'interfaccia con il numero di tentativi rimasti. Come? C'era il txt rimasti, setText,
è integer punto toString, di che valore, il valore, quanti sono i tentativi rimasti, sono quelli totali meno quelli che hai fatto, quindi tmax meno tentativi fatti. Funziona? Non lo so, proviamo. Allora, nuova partita, ci sono 8 tentativi, il numero tra 1 e 100, quindi iniziamo con 50, troppo alto, quindi il numero sarà tra 1 e 49, 25, ancora troppo alto. Quindi siamo tra 1 e 24, 12, e vedete che nel frattempo il numero di tentativi rimasti decresce, è limitato a 6. Ancora troppo alto, 6, troppo alto, mi puzza, 3, ah, troppo basso, quindi 6 era alto, 3 è basso, e ho 4, 5, 4, ha indovinato in 6 tentativi. Proviamo una nuova partita. 25. C'è qualcosa che non mi piace. No, Nmax è 100, sì. Ok, tra 12 e 25, tra 12 e 24 ora c'è 18? Che è troppo basso, quindi tra 19 e 24, 20, 21, 22, siamo lì. Tra 22 e 24 c'è 23, indovinato. Poi possiamo fare quelli incapaci, sbagliamo sempre, giusto per vedere se funziona anche, ma restano due tentativi, uno, disperato, dai, provo a indovinare, 67, no, non ce l'ho fatta, ho perso, il numero segreto era 44, e posso ricominciare una nuova partita. Ok? Allora, sembra funzionare. Quindi abbiamo questo nostro controller che poverino si sobbarca tutto il lavoro. E la cosa brutta su cui lavoreremo dalla settimana prossima in avanti è che se vado a vedere questo metodo, è un metodo abbastanza lungo, ha vari casi particolari, e lì dentro c'è un mix di tre cose: controllo dei dati, logica di gioco e output e controllo dell'interfaccia, tutti mescolati insieme, e questo fa sì che finché la logica del gioco è semplice, vabbè, me la cavo con un incremento e un controllo, il gioco tutto lì. Ma quando la logica di gioco comincia a diventare complicata, quindi è quella che vi fa venire mal di testa, bisogna concentrarsi, eccetera, averla mescolata, avere magari 10 righe importanti di codice, mescolate ad altre 50 stupide di gestione dell'interfaccia, controllo degli errori, eccetera, ci rende difficile riuscire a lavorare, riuscire a concentrarsi. Quindi dovremmo imparare a separare le competenze. Fa sì che il controller si occupi dell'interfaccia, quindi validazione dei dati e generazione dell'interfaccia.
e separare la logica di gioco vera e propria. Ci sono domande, ci sono dubbi? Allora, vi aggiungo solo ancora un concetto che poi non implementiamo per non complicare troppo le cose. Noi abbiamo lavorato in modo abbastanza diretto, cioè lavorando sulle proprietà dei nodi. Adesso qui andiamo avanti. Abbiamo lavorato sulle proprietà dei nodi e abbiamo deciso di intercettare alcuni eventi che ci interessavano. Ok? Abbiamo fatto, per esempio, lavorando direttamente sul codice. C'è un'altra cosa, va bene. C'è un'altra cosa però che la libreria JavaFX può fare per noi. Ci sono alcune operazioni che noi stiamo facendo, tipo questa, no? Che non è altro che lavoro che devo fare ad ogni nuova azione per mantenere il valore di un campo dell'interfaccia, in questo caso un campo di testo, allineato uguale a quello di una variabile interna. Cioè io tutte le volte, devo ricordarmelo io, tutte le volte che cambio tentativi fatti, devo andare ad aggiornare quel pezzettino lassù. Tutte le volte che cambio in gioco, devo andare a abilitare o disabilitare le caselle. Ma c'è una regola molto semplice, nel senso che questo valore, dove è andata? Questo valore di rimasti deve sempre essere uguale a tmax meno tentativi fatti. E il disable di controllo partita deve essere sempre uguale al valore di in gioco. Se in gioco è true, controllo partita è disable. Se in gioco è falso, controllo partita non disable. Mentre invece controllo tentativi deve sempre essere uguale al contrario di in gioco. Allora io devo fare del lavoro attivo, cioè scrivere codice, ricordarmi di scrivere nei punti giusti. Ogni volta che modifico, pensiamo a un po' più in generale, no? Ogni volta che posso avere nell'interfaccia o spesso delle variabili, cioè, pardon, dei valori mostrati nell'interfaccia che devono sempre contenere il valore aggiornato della variabile su cui il programma sta lavorando. Quindi il programma aggiorna una variabile e sull'interfaccia quel numero li deve cambiare. Adesso lo stiamo facendo manualmente, tra virgolette. Cioè io cambio la variabile e io aggiorno i pezzi di interfaccia che dipendono da quella variabile, che crea anche una dipendenza un po' antipatica, perché se poi un domani quell'interfaccia dovesse cambiare, io devo andare immaginiamo che la parte dei tentativi dei rimasti la mettessi da un'altra parte, in un'altra parte dell'interfaccia, fuori da questo box, dentro un altro box, quindi devo abilitare e disabilitare anche quell'altro. Allora devo andare in 100.000 posti. Allora, tutto questo ha fatto sì che i progettisti di JavaFX pensassero a un meccanismo generale per propagare dei valori. Questo, come dicevo, vi racconto il concetto, poi impareremo a farlo un pochino più avanti, per non mettere troppa carne al fuoco. È possibile definire delle proprietà di un oggetto secondo una classe che si chiama properties. Cioè noi negli oggetti JavaFX le abbiamo chiamate così, sono delle property, la proprietà text, la proprietà disabled, le abbiamo usate come normali attributi, con un set o con un get. Così come quando definiamo la nostra classe, c'è un int valore, avremo poi il metodo set valore, get valore, e va bene. In JavaFX è possibile definire questo valore, int valore, non semplicemente come un intero, ma con una classe che si chiama integer property in questo caso, la proprietà intera. Quindi definiamo dei valori della classe non semplicemente come valori semplici, ma con delle properties. Quindi la libreria JavaFX dentro ha tutto un insieme di sottoclassi che servono per gestire queste properties.
che possiamo poi anche usare in altri contesti. Quindi avremo una integer property, una string property. Quelle degli oggetti JavaFX sono già tutte definite così. Io cosa posso fare? Posso definire anche per me, anche per le mie variabili, le posso definire come property. Quindi in gioco potrebbe essere non semplicemente una variabile boolean, ma una boolean property. E poi cosa me ne faccio? Niente, faccio set e get. Ma le variabili definite come property possono essere concatenate. Cioè io posso dire che una determinata property la aggancio attraverso un meccanismo di binding, di collegamento, a un'altra property di un altro oggetto. Funziona così, quando io faccio il set su un oggetto, di una proprietà su un oggetto, il setter non farà solo l'istruzione dis.valore uguale valore che abbiamo in un setter normale, ma andrà a informare tutti gli oggetti adesso collegati, che lo stanno osservando, che stanno osservando quel valore, dicendo guarda che questo valore è cambiato. Questi altri oggetti, se vogliono, faranno del lavoro di aggiornamento al loro interno. Quindi io dirò, cara casella di testo che deve far vedere, mostrare i tentativi rimasti, il tuo valore deve essere agganciato a una property che io ho nella mia classe. Quindi io poi lavoro all'interno della mia classe. Quando cambio quella property, in automatico lui sta osservando quel valore e la cambia. Quindi mi evita di fare il lavoro due volte, di cambiare il valore dentro e cambiarlo fuori, cambiare un'interfaccia. E una volta per tutte dirò, quell'elemento dell'interfaccia deve essere agganciato a un valore, una property della mia classe. No, non c'è un esempio, ma non lo facciamo. Ok, quindi questo ci permetterà di, diciamo di nuovo, sempre secondo la logica JavaFX, far fare all'applicazione ciò che fa meglio, cioè mantenere aggiornata l'interfaccia, dicendo appunto all'applicazione dove andarsi a prendere i valori. Dove si va a prendere i valori? Cioè, se ha bisogno di visualizzare un valore numerico, gli dico questo valore, mantienilo sempre aggiornato pescando da questa property. Idem, se ho un campo booleano, una property booleana, io nel caso in cui questo caso sia direttamente collegato, no, al valore di una variabile booleana che ho, le potrò agganciare con questo meccanismo delle properties. No? Quindi questo è uno dei passi che faremo per cercare di semplificare il lavoro. Ok. Domani avrete un esercizio analogo dove dovrete lavorare anche lì dentro il controller, costruendo anche magari qualche piccola struttura dati. Io vi pubblicherò adesso questo esercizio sul sito GitHub del corso, poi settimana prossima impariamo a usarlo bene, però lo troverete lì, potrete già da oggi, cioè, anche senza diciamo così, imparare GitHub, c'è un tastino che si chiama download, potete scaricare il progetto e guardarvi il codice. Quindi tutti quelli che facevano fotografie delle schermate, mi dispiace per loro, ma avrete il codice vero e proprio, non dovete riscriverlo. Ok? Allora, buon laboratorio per domani e buon appetito.